Sì, grazie Presidente. Allora, parlando insomma del tema della presa d'atto per quanto riguarda la delibera insomma, in oggetto sulla Corte dei Conti, credo che ci sia comunque anche poco da emendare perché per quanto ne sappia io, dal basso della mia ignoranza, insomma, queste sono delibere molto tecniche su cui forse poco l'Assemblea potrà incidere. Vero è però dall'altro lato sulla questione di democrazia che deve essere istituita in commissione, anche con riguardo alle prossime delibere di bilancio che sono già state calendarizzate per ovvi motivi, perché comunque questo periodo di, tra virgolette, vacanza dell'ufficio presidenza di commissione non ha consentito la trattazione approfondita di queste delibere e in alcuni casi non ha proprio consentito la trattazione. E ovviamente, come sapete, assumo io con grande onore da parte dei miei colleghi questo grande onere. Mi sono impegnata e mi impegno in questo caso proprio perché nella discussione si è parlato di mancanza di pareri perché scaduti, sulla mancanza di discussione di queste delibere. Io mi impegno in questa fase ovviamente a recuperare il tempo che è stato perduto in questi giorni. Ovviamente lo farò nelle mie possibilità, nei giorni che abbiamo a disposizione. Ho già parlato con la consigliera Baglio. Mi sono già impegnata, io ho già convocato oggi stesso la commissione per martedì prima dell'aula, proprio per, non per parlare della delibera sulla salvaguardia, quindi di assestamento, ma addirittura credo sia necessario, e questo l'ho scritto in convocazione, esprimere comunque parere, perché credo che sia un segnale politico che vada dato alla commissione tutta e comunque all'Assemblea Capitolina per quanto riguarda appunto la delibera della salvaguardia degli equilibri e quindi dell'assestamento. Quindi da parte mia piena disponibilità a farlo, ovviamente me ne rammarico che lo possa fare solamente martedì, quindi a ridosso dell'inizio della discussione generale sulla stessa delibera, però ahimè ecco, siamo anche un po' limitati nei tempi a causa del referendum confermativo che sappiamo, quindi lunedì purtroppo non possiamo utilizzarlo, altrimenti l'avrei sicuramente fatto. Quindi per quanto riguarda appunto la questione di discussione, quindi rendere edotti tutti i consiglieri e consentirgli quindi un dibattito sano e di alto profilo, se possibile, all'interno della Commissione Bilancio sulle prossime delibere di bilancio, piena è la mia disponibilità a farlo nei tempi che ovviamente avrò, cercherò di fare miracoli anche se non ne sono in grado. E assolutamente appunto disponibilità a volerne parlare prima che le delibere vengano appunto trattate in aula all'inizio della discussione generale. Quindi questo è diciamo l'approccio della Commissione Bilancio, assolutamente nessuna volontà di smettere di fare dibattito. Tra l'altro l'ultima cosa è che comunque anche per la 155, quindi la delibera sulla salvaguardia, mi sembra che siamo già in una seconda fase perché era già stata trattata la disamina della stessa delibera, se non erro, il 7 agosto in videoconferenza. Quindi da una parte siamo già diciamo, in fase di disamina piena, però per correttezza insomma, intendo far esprimere parere alla Commissione, seppur i pareri per renderlo siano ampiamente scaduti. Grazie Presidente.